a questo momento importante, in questo 72esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un momento in cui la città di Padova vuole fermare la propria attenzione sul tema dei difensori dei diritti umani e lo fa con un focus in particolare sulla situazione turca. Perché Padova? Perché Padova esattamente 2 anni fa, il 10 dicembre del 2018, approvava una mozione con cui si proclamava in Consiglio Comunale città rifugio per i difensori dei diritti umani, aderendo a un progetto che la vedeva coinvolta non solo come amministrazione comunale, ma come rete di realtà di comuni e di altre amministrazioni della cintura urbana della nostra città, come rete che comprende anche l'università con il Centro Ateneo dei Diritti Umani, l'Ordine degli Avvocati, i Giuristi Democratici e molte altre associazioni del territorio, ONG, associazioni impegnate all'interno della lotta per i diritti umani per tutti e per tutte ovunque nel mondo, una rete che ha aderito a sua volta a una rete più ampia che è quella in difesa di, una rete che ha un impegno a livello nazionale che si collega a delle reti internazionali. Ci tengo a questa cosa della rete perché credo che sia proprio il paradigma di questo lavoro che si sta facendo per i difensori dei diritti umani, cioè l'idea di dire se siamo in tanti, se riusciamo a lavorare insieme, possiamo portare le istanze e le lotte dei difensori dei diritti umani a dei livelli di conoscenza, di consapevolezza più alta, a tutti i livelli della società, delle istituzioni e in questo senso assolvere a quello che è il compito che ci hanno dato, che ha dato a ciascuna di noi la dichiarazione stessa che oggi ricordiamo, cioè quella di essere attori attivi all'interno dei diritti umani. E questa rete di Padova, questo nodo padovano della rete in difesa di, ha avuto tra l'altro sabato scorso un importante riconoscimento all'interno del premio FOCSIV per il volontariato internazionale. È stata conferita una menzione proprio perché di riconoscimento di questo lavoro che stiamo facendo e che speriamo presto ci porti ad ospitare direttamente sul nostro territorio un difensore dei diritti umani. Nel frattempo la rete lavora perché alla città, nella città, attraverso la città di Padova, il tema dei difensori dei diritti umani venga tenuto in considerazione e diventi centrale per ciascuno e ciascuna di noi. Ecco, quindi benvenuti a questo appuntamento e grazie di essere qua con noi. Assessora, grazie a tutti per questo momento, come dire, di confronto, di celebrazione, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Come ben ricordava l'assessora Benciolini, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova fa parte fin dall'inizio del percorso che, assieme al Centro di Ateneo, al Comune e ad altre realtà associative, quali Giuristi Democratici, mette al centro del proprio operare la tutela dei difensori dei diritti umani. Lo Stato di diritto vive sempre in un precario equilibrio e il nostro non fa eccezione. Per questo motivo io credo che dobbiamo tutti seguire con attenzione quello che succede nel mondo, perché le spinte autoritarie proprio oggi, come oggi il coronavirus, non si fermano alla frontiera. E d'altro canto il modo in cui vengono rappresentati e trattati gli avvocati, i difensori dei diritti umani, è una spia, della circolazione del virus autoritario. I difensori dei diritti umani e gli avvocati tra questi difendono la libertà e i diritti delle persone. E chi calpesta i diritti umani in primo luogo aggredisce l'avvocatura, ma non solo, a tutte quelle istituzioni libere che hanno il compito di tutelarli. In ogni angolo del mondo assistiamo ormai ad arresti e condanne di avvocati che sono strumentali alla negazione dei diritti civili dei cittadini. La difesa dei difensori degli avvocati è una cultura millenaria, ma i casi di Ebrutim Tic e di Nasrin Sotoudeh sono dei paradigmi che si ripetono nella storia e che ci riguardano da vicino,
così come ci riguarda la barbara uccisione di Anan al-Barassi, avvocatessa, avvocata libica uccisa a Bengasi pochi giorni fa, proprio perché impegnata nella tutela dei diritti umani. Ecco, il nostro senso di stare assieme sta qui, sta nella volontà di tutelare i diritti umani e i loro difensori quale elemento determinante per la democrazia. Quindi grazie davvero a tutti e ci sarà ovviamente, come c'è, il sostegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova che ha istituito ormai quasi 4 anni fa anche la Commissione diritti umani. Grazie ancora. Sono consigliera del comune di Rubano. Sono onorata di presenziare e rappresentare il comune di Rubano oggi in questa ricorrenza così importante, qual è l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. È stato un anno questo che passerà alla storia. Un anno nel quale le relazioni, il contatto e lo scambio di sguardi sono venuti assolutamente meno. E proprio per questo noi amministratori ci siamo attivati per non lasciare sole le persone più bisognose, sia di un conforto, sia di un aiuto, sia fisico che emotivo. È stato stimolante perché questo impegno ci ha aiutati ad attivare maggiori servizi verso quelle categorie che rischiano di passare inosservate. Questa giornata internazionale per i diritti umani non poteva trovare anno più azzeccato per continuare a evidenziare quanto è fondamentale dare voce a tutti coloro ai quali i diritti vengono spesso annullati. Siamo quindi orgogliosi di far parte di questa iniziativa e di portare contributi affinché questo progetto diventi sempre più grande. Grazie e lascio la parola a Aurora D'Agostino.